Ragazzi, benvenuti in questa ultimissima versione di Hello Neighbor, finalmente! Ragazzi, ho aspettato fin troppo. Davvero, ho aspettato fin troppo per questa versione, ma vi assicuro, questa è l'ultima. Doveva uscire la beta 4, è vero, ma mi ho sbagliato, non era la beta 4, era l'ultima versione, finalmente! Allora, sono eccitatissima, ragazzi. Non so cosa aspettarmi veramente per questa ultima versione, ma direi di andare. Ci siamo, ragazzi! Sono prontissimo. Non ho mai fatto una partita in vita mia in questa versione, quindi ragazzi, dobbiamo provarla insieme. Mamma mia, l'avete già vista da un bel po' di youtuber, ma però ho deciso di farla anch'io. Sono le 7:30, quasi le 7:30. Da me, cioè praticamente quando lo caricherò domani sto video. Vabbè, va bene. Primo video? È un primo video questo, vabbè. Partiamo con una bella palla. E questo chi è? Non mi dire, aspetta, chi è questo? Ma dai, ma siamo noi! Ma siamo piccoli! Siamo noi da piccoli, aspetta. Ah, ma mi posso muovere? Che bello, ragazzi! Guardate! Sono bello, sono bellissimo! Quanto pare siamo noi da bambini! E vedo che corriamo anche più veloce. Ci siamo, ragazzi, allora. Allora, beh, bella questa casa. Bella quella casa, molto bella. Sembra quella è quella del vicino, appunto. Siamo noi che giochiamo a palla, ovviamente. Però noi riusciamo a fare una palla. Ti ho spaccato la finestra? Che cosa? C'è qualcuno che sta guidando. Oddio, è il vicino. Ma che cosa è successo? Sembrava tipo una bomba. Vabbè, non lo so. Siamo noi da piccoli! Ah! Ecco ragazzi, questo l'abbiamo visto nel trailer, questa scena. L'abbiamo visto nel trailer. Oh, poverino. Povero vicino. Ah! Non mi posso muovere! No! Che sto facendo ora? Da una sfuccia lì la chiave? Ok, non ci ho capito un cazzo. Ma che cazzo è successo? Bello, molto bello. Allora, dove siamo? Siamo nell'ultima versione, ecco dove siamo. Vedo che ci sono molte cose nuove, vedo. Vedo di sì. Vabbè, allora. Vedo che la nostra casa è molto più grande. Mamma mia, c'è anche il secondo piano. Ci possiamo andare? Sì, ci possiamo andare. Ci abbiamo la camera da letto. E qua ci abbiamo l'armadio. E qua cosa ci abbiamo? E qua ci abbiamo la nostra famiglia. No, non è la nostra famiglia, che dico? C'è scritto The Family, che in italiano significa la famiglia. Dove siamo? Siamo... Allora. Bello! Qua c'è il magazzino. Finalmente, ragazzi, il mio desiderio si è avverato. Con una casa, cucina, salotto, bagno, camera da letto. Finalmente il mio sogno si è avverato. Allora. Abbando le ciance, quello che è. A quanto pare, ragazzi, questa è la casa dell'ultima versione. Non è proprio un granché, però, Me l'aspettavo un po' più grande. Allora, da dove iniziare? Ciao. Buongiorno. Signor vicino. Allora, qua c'è bisogno solamente di un lucchetto. Di un lucchetto rosso. Però... No! Non mi si apriva la porta. Mamma mia.
Allora, da un bel po' che non giochiamo a Dragon Age, da un bel po'. E qui? Qua non c'è nulla. Dobbiamo sbloccare questo. Beh, aspetta. Oh, beh, comunque il vicino sa sempre guidare, non c'è dubbio. Ma posso guidarla? Non l'hanno ancora messa sta cosa, non la metteranno mai. Appunto, questa è l'ultima versione, che dico. Secondo me, usando queste, ecco, usando queste cose possiamo arrampicarci e andare sul tetto. Aspetta, aspetta, ci voglio provare. Però è abbastanza difficile, che non ho portato neanche nessuna scatola. Allora, guardate come corriamo veloce, mamma mia. Aspetta, ma qua devo solamente, aspetta, ma questo è l'interruttore della corrente? Sì, e quindi riaccendiamolo. Come posso attivare sto coso? No. Si avvicina. Ti tiro una scatola? Ti tiro una scatola. Oddio, è caduto in un altro modo questa volta. Via. No, non venire. Mamma mia. Brutto vicino infame. Siamo nello stesso quartiere della Beta 3. Ma la casa, le case a quanto pare sono nuove. Le altre no. Ma queste sì. Bello questo vicino. Sarà molto, molto intelligente ora. Cavolo. Finalmente il gioco è uscito, ragazzi. Bello comunque, eh. Allora, volevamo esplorare questo cavo. No. Non venire qui! Mi nascondo sotto il letto, che è buggato la mano! Alcuni bug ci sono, raga. Ancora. Mamma mia, ok. Cos'è? No! Non voglio spaccarla! Dov'è? Dove è finito? Vabbè, scappo! Via! No! Sei molto più grande vicino! Sei molto grande! Guarda quanto sei grande! E guarda io quanto sono piccolo! Allora, non ho ancora capito una mazza, quindi... Ma sei scemo? Dobbiamo trovare una risposta per questo vicino! Allora, visto che lui è andato lì, in cucina, possiamo esplorare la casa! Nelle scatole c'è qualcosa? No. Aspetta. No. Non si può. Ah! Dai! Sarà impegnativo. Già, decisamente sarà impegnativo, ma il bug... Sì, c'è ancora il bug. C'è ancora il bug del cassonetto dove puoi volare. Allora, io non ho capito ancora come attivare questo. Però io ho visto un cavo. Aspetta, che magari trovo qualcosa che mi può servire. Oh, sono andato qui, sono andato lì e non ci vado più perché sono scemo. No. Però posso notare una cosa, che questa scala porta verso il tetto. Ma noi dobbiamo trovare una chiave inglese. Per forza. Sarà da qualche parte il giardino, ne sono sicuro. Questo pezzo mi insospettisce. Sta dormendo. Facciamo piano. E tutto si risolve. Immagino che sia nel frigo la chiave inglese. Come nell'Alfa 2? No, stavolta no. Non c'è nulla nel frigo. C'è niente, non c'è nulla anche qua. C'è la crema. No, è il dentifricio. Da qualche parte ci sarà sta chiave. Grigia. Non venire in bagno. Qua dietro mi nascondo. No, non venire qua.
Guarda che è qua, eh. È qua. Oh, ce n'è andato. Non sta tornando. Dove sta chiamando in inglese? No, mi ha sfotosciato il tavolo. No, non posso. Qua c'è qualcosa? No, non venire. Non venire qua. Non venire qui. Si è abbancato per un attimo. Dove cavolo sono? Dove sono? Oddio! Meno male che non c'era con me. Oddio! Che cosa è successo? Che ca... Ma cos'è sta roba? C'è il vicino che sta controllando la sua macchina e sta piangendo. No raga, non ci sto capendo nulla. Quindi ragazzi, ogni volta che moriremo, qualche volta ci sarà una specie di sogno. No, allora, voglio assolutamente trovare qualcosa per andare sul tetto senza che usi per forza questo o la spada. Perché qualche modo ci sarà. Magari se riesco a guicciarmi con questa scatola potrei volare in aria. Ma non credo sia così tanto facile. No, non ci sta, dai, non ci sta. No, io ci provo, raga. Io ci provo finché non ci riesco, perché io sono una persona che vuole vincere. No, ancora non basta, le scatole. Ragazzi, secondo me ho trovato una soluzione. Devo usare le scatole. Che rompono le scatole. Se salgo qua il vicino non mi può prendere perché lui è scarso. Ok? No! E io sono un coglione. Ok. Tentativo numero 2. Vai! Allora. Salta lì! Dopo oltre. No! Sali, 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 sali! Non mi puoi prendere vicino aia. Ma no, ha saltato, che pezzo di merda! Che pezzo di merda, 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 che pezzo di merda! La la la! Allora, cosa ci abbiamo qua? Una bella stanza, eh? Interessante. E però... secondo me devo portare qualcosa per distruggere quella finestra. Il coso qui. Il taglia erba. Oh! No, io scappo. Però hai spaccato la tua finestra da miliardi di euro. Sarai un po' stupido. No? 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 Niente. Ma che sta facendo? Ma dai! Ma dai! Ma che sciocchezza! Senti, potranno togliere prima o poi questa cosa, scusate, questa cosa che fai ogni tanto le flessioni? Beh, bravo, vai, vai, vai a fare le flessioni. Che io intanto provo a salire sul tuo bel tettuccio. Non ci credo. L'ho mancato. Perché sono scemo. Spaccami una delle tue finestre vicino. La controllai cosa, ma sei scemo. Aiuto. Ma è scemo questo qua, ma è scemo. Me ne approfitto della sua scemenza. Via. 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 Ok. Vai. No, non mi tirare cose, che io me ne entro. Dove siamo? Boh.
C'è una leva là? Si apre la... No! Ok. No, ok, questa è chiusa. Magari c'è un'altra finestra. Che porta a quella stanza. Ma basta! Cos'è che blocca sta porta? Non posso neanche sbirciare, eh? No, aspetta, aspetta! Secondo me, ragazzi, abbiamo attivato l'ascensore. Adesso vado a investigare. Aha! Ecco il segreto risolto. No, no, merda, no. Tu non mi prendi. Sì, però mi lanci la colla, allora sei proprio un pezzo di merda. Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Non mi prendi. Non mi ha preso. Ok. Ritorniamo al punto di prima. Stavolta, ragazzi, faccio una cosa intelligente. Adesso, ragazzi, vado a spegnere la corrente. Speriamo che non l'attivi di nuovo. E poi attivo il generatore. No, 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 no. Poi attivo la leva. E poi attivo la corrente. Così dovrei riuscirci. No, funziona lo stesso. C'è qualcosa che non va, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Secondo me abbiamo dimenticato qualcosa in quella stanza. Però, ragazzi, per non fare sempre questi salti, io, ragazzi, stavolta vado ad aprire il muro. Ok. E vai. Così almeno abbiamo un po' più di tempo. No, ma bastardo, ma bastardo sei. Un bastardo di merda. No, non ci sono finestre lì. Ma che cavolo è? No. Dov'è? È troppo veloce, sento che è troppo veloce. Non mi dire che sulle mensole c'è qualcosa che ci siamo dimenticati. Chiudo il muro. Perché così almeno siamo tranquilli. E pace, serenità. Allora, cos'è? Non lo posso attivare però. È un ventilatore che non posso attivare. E se attivo sta leva? Ah, me l'ho buggato. No, posso attivare lo stesso. Quindi, cosa mi vorresti dire, gioco? Cosa mi vorresti dire di così importante? Che devo andare sull'ultima mensola? È questo che mi vuoi dire? Gioco? No, non mi vuoi dire questo. Cosa mi vuoi dire, gioco? Mi vuoi dire che devo fare un parto? Dai, bambino. Sì, l'ho messa un po' troppo così. Ma sopra non sembra che ci sia nulla. Però vorrei controllare proprio sopra la mensola. Sono bloccato qua, ragazzi, in questa casa. No! L'ho messa. Ok.
Io sono stato furbo. Cos'è? Una collezione di libri, sto cadendo, sto cadendo. Cos'è? Mi vuoi dire? Vabbè. Cos'è? Ma dai, ma sta sciocchezza che dovevo fare? Ma vaffanculo. Perché avevo visto un quadro strano, raga. La chiave! È la chiave del vicino, la chiave della macchina del vicino? No, non so. E adesso c'è questa porta chiusa. C'è. Questa chiave qua prima non c'era. Vabbè, avrei sbloccato questo. Cosa mi vuol dire esattamente? Aspettate. Cosa mi vuol dire ventilatore? Ho sbloccato un nuovo passaggio. Che spavento. Allora, ci siamo partiti, allora. Mi vuoi dire che ho sbloccato un nuovo passaggio? Non ho capito quello che ho fatto. Quello che ho fatto non ne ho idea. Ma dai! L'ho chiuso perché sono un coglione. No! L'ho buttato! Ho buttato la chiave! Ho buttato la chiave più importante! Raffanculo! Maledetto! Sì! Lo dico io! Dai! No! Pomodoro di merda! Mamma mia! Vabbè, la prima cosa l'abbiamo fatta. Prima, seconda, cosa devo fare? Ma devo un attimo studiare questa, Guarderò su YouTube cosa devo fare, perché non è possibile. No, sì. Ok. Poi andiamo. E poi, ma secondo me qua c'è qualcosa di nascosto che prima non ho visto. Mi sospettissi tanto. Qua non c'è nulla. Qua la luce non c'è. Vabbè, prendiamo questa chiave. Che voglio vedere che cosa fa. Apre questo buchetto, vero? Non apre! Non apre questo buchetto, ma allora cosa fa? Questo qua io non l'ho attivato. Secondo me è la chiave per la macchina del vicino. Quindi la mettiamo qua. Dai! Quanto sei fastidioso da 1 miliardi. Ma che cazzo? Sei bloccato? Mi sembrava bloccato per un attimo. Nasconditi. Non farti vedere. Ok. No. Vieni qua. No! È venuto a cadere qui! Vai via! Ci è andato!
Mamma, non mi dire che è sul tetto. Non mi dire che è qua. Dai che ce la faccio. No, però è una tattica. Ok, ho capito quello che devo fare. Ho capito quello che devo fare. Non ho capito una minchia. Dai. No, dai. Sono bloccato qua da un'ora. Ecco, adesso cosa mi hai aperto? Cosa c'è? Ma che cra? Dove? No! Mi ha preso. Faccio pure gli incubi. Ne ho abbastanza di questi incubi. Ok! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Dov'è la chiave rossa? È qua la chiave rossa, è qua. L'abbiamo trovata. Finalmente possiamo andare nella cantina. Non mi fermerai più vicino. Sì, l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatta. Ok, raga, facciamo ancora sta parte e poi basta. Perché se il nostro video dura troppo. Mamma mia, raga, ma questo è stato pazzesco. Davvero, è stata una figata, però è stato pazzesco. Pazzesco in senso, vabbè, avete capito. Non possiamo più entrare nella casa del vicino, meno male. Dove siamo? Siamo nello scantinato, questo ho capito, ma dove siamo? Dove siamo in senso... Ah, qua c'è un segreto. Bello. Che? Ma questo era un disegno, ma vaffanculo! Ma dai! Mi avete confuso. Vabbè, questa è l'altra parte. Bello. Io dove non so dove sto andando. Però ragazzi, so che qua c'è vicino. Spegni sta cavolo di TV di merda. Sto facendo troppo casino. Un manichino. Buongiorno. Dove sono? Sì! No! Mi sono sbloccato il passaggio. Stavolta? Siamo tornati al punto di partenza. Non ci vedo un tubo. No! Sono un idiota. No. Non l'ho ancora vista. Bello. Questa è la porta d'uscita. Ah, ma qua posso sfondare il muro. Sbrigati però, spicciati. Aia. Cos'è? Boh. Aspetta! Mi è venuta una specie di idea. Se io prendo questo... Ok, era qua.
lo metto qua e lo faccio cadere. Sì, però un po' più in avanti. Ragazzi, ho sentito un rumore che non mi è piaciuto. Ho sentito un rumore che proprio non mi è piaciuto. Proprio no. Salta! No. Ho sentito vicino. Ho sentito vicino. Ho sentito vicino e quindi mi devo sbrigare a fare sta cosa. Nasconditi. Sta venendo. Se te vai. Te vai. Dai. Dai ragazzi, ci sto mettendo un'ora. Nasconditi! Ho sentito la sua interferenza. Mamma mia. No. Credo che mi abbia beccato. No. Non puoi farmi questo vicino. Ok. Non se ne va. Mi ha beccato? Non controllare qua. Ok. Questa è un'altra zona? Oh, finalmente un po' di luce. Una doccia! Finalmente. Sembra abbastanza stupido il vicino. Ce l'ho fatta! Sì, ho attivato il cancello, ok. Adesso ragazzi è il tempo di scappare. Devo solamente scappare e abbiamo vinto. Abbiamo sbloccato tutto. Lui capisce che devo fare entrare nella porta. Non mi ricordo però qual era la strada.
Una persona diabia sei! Sei ciuffata! No! No! Non mi puoi seguire ancora! Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? No, 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 no! Aspetta, aspetta! Ciao! Ne posso parlare! Ne posso parlare! No, niente. Non ne posso parlare proprio. Ma proprio per niente. Oh mamma mia, che cos'era? Cioè, allora, ho passato la parte dello scantinato, abbiamo finito? Però ragazzi, sembra che qua non abbiamo finito. Credo che non abbiamo finito, non abbiamo finito. Secondo video? Come secondo video? Ma come sono in... rovinato? Vedo che mi ha dato un po' di botte. Questa parte, ragazzi, però la faremo nel prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!